vogliamo mangiare e bere roba di casa nostra che sappiamo da dove viene, latte, vino, pane, formaggio. Adesso Sarkozy dichiari le guerre che vuole, poi noi ce ne ciucciamo le conseguenze, però a tavola noi invitiamo i consumatori milanesi e lombardi a scegliere roba nostra, quindi formaggio, pane, salumi, vino, che non arrivino da chissà dove, pensiamo al latte che beviamo che magari ha molti meno controlli rispetto a quello delle nostre stalle, quindi i francesi che ormai si stanno prendendo supermercati, energia, treni, automobili, ci lasciano almeno mangiare e bere quello che vogliamo mangiare e bere. C'è chi dice che queste sono le regole del mercato, come rispondi? Guardiamo bene le etichette di quello che andiamo a comprare, guardiamo dove viene prodotto il latte, da dove arrivano i salumi, da dove arrivano i formaggi, da dove arriva il vino, perché quello che arriva dai nostri produttori e dai nostri agricoltori è certificato, è curato ed è genuino. Quello che arriva da altre parti potrebbe non esserlo, quindi un conto è il mercato, un conto è stare attenti a quello che vediamo da mangiare ai nostri figli. Lei parla sempre di marchio lombardo, anche quando si tratta di agricoltura a maggior ragione si parla di brand lombardo. Sì, sicuramente la valorizzazione del brand lombardo, che è fatto di eccellenze, di grande capacità di produrre dentro un'immentalità imprenditoriale che nel settore agroalimentare ha fatto scuola, puntando sulla qualità, e oggi siamo qui presenti a ridosso di un importante punto vendita di una catena multinazionale francese, proprio per un'azione dimostrativa nei confronti di un paese che si sente in Europa solo quando deve esportare i suoi prodotti, quando invece deve condividere scelte per quanto riguarda le emergenze che la guerra provocata dallo stesso governo francese, per quanto riguarda le esigenze comuni dei paesi appartenenti alla comunità europea, per quanto riguarda l'emergenza umanitaria, cavilla sulle disposizioni di Schengen e introduce meccanismi di disincentivazione ad entrare nel proprio mercato e anche impedisce il normale transito all'interno dei confini della comunità europea. Quindi un paese come la Francia ha portato a prendere dall'Europa e non dare nulla. Nel caso Lactalis il mercato ha vinto sulla politica? Purtroppo è una questione che ha visto la politica francese imporsi alle regole di mercato e rispetto a delle esigenze che il nostro governo aveva posto, ed è un ulteriore campanello d'allarme di una colonizzazione nei settori strategici che non farà bene al nostro sistema produttivo.